Siamo gli allievi delle classi terze dell'Istituto Comprensivo Carlo Gandolfi di Santa Maria Capua Vetere, che hanno partecipato al laboratorio storico-artistico attuato dalla nostra scuola nell'ambito delle commemorazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale. Con le attività di questo laboratorio abbiamo compreso che la storia non è fatta di eventi astratti e lontani, ma vicino a noi e al nostro territorio. Ci siamo resi conto che gli eroi non sono personaggi leggendari, ma ragazzi delle nostre famiglie di cui a volte non si conserva neppure il ricordo. Abbiamo così chiesto ai nostri nonni e bisnonni di scavare nella memoria. Abbiamo ascoltato i loro racconti carichi di emozioni. Abbiamo aperto con loro cassetti polverosi e abbiamo trovato tesori ormai dimenticati, immagini, lettere, medaglie. Abbiamo trovato oggetti che ci raccontano di una storia che ci coinvolge da vicino e non può andare perduta. Il padre del nostro compagno, il dottor Sodo, ha conservato moltissime testimonianze di suo nonno, che partecipa ai combattimenti sul Monte Vesuvio. Gli abbiamo chiesto di mostrarci i suoi preziosi cimeli e lo abbiamo intervistato. Nelle sue spiegazioni, cariche di passione, quegli oggetti hanno ripreso vita, raccontandoci un passato concreto, reale, che potevamo toccare con le nostre. Allora, la prima fotografia ritrae mio nonno Gaetano Sodo in tenuta Savoia da tenente. In effetti questa è una fotografia circa 5-6 anni dopo la Grande Guerra. Infatti si può vedere qui, porta già la mostrina come secondo grande invalido di tutto il conflitto. Questo è il suo berretto, il cappello in effetti da parata con lo stemma Savoia. Questo è una delle ultime fotografie di nonno Gaetano con i gradi di colonnello. Questo è l'elmetto austriaco noto come Stehlhelm. Questa tipologia di elmetto presentava le prese d'aria laterali per areare la testa e poi dalla bordatura laterale capiamo che apparteneva a un fante della cavalleria austriaca. Questo è un proiettile della Grande Guerra, è austriaco, è un Hotchkiss caricato a shrapnel da 37 mm. In pratica, aprendo la testa, il proiettile veniva caricato con pallettoni di acciaio, dirompeva sulle truppe, seminando chiaramente una falcidia perché si apriva una rosa di pallettoni e quindi uccideva in effetti nel raggio di 25-30 metri chiunque si trovava al di sotto del proiettile esploso. Questo è filo spinato, appartenuto sempre alle truppe italiane della Grande Guerra, è stato raccolto sul Pasubio. Questa è una Stihlendl Grenade, è una bomba a mano austriaca, infatti questo è il gancio da cintura, il fante la attaccava e ne riusciva a portare anche 5-6 da un lato e dall'altro. Veniva spolettata in questo modo, si portava via il gancio, si avvitava il fondo dove c'era praticamente l'acciarino, una volta innescata veniva Si lanciata a lanciava. mano sulle truppe. Questa invece è una Rheinländer Grenade, sempre austriaca, era la versione più grande rispetto alla Stihlendl Grenade. Qui manca il fusto di legno,
però si può vedere la miccia che serviva praticamente a trasmettere l'innesco alla carica esplosiva. Questa è la famosa bomba a mano italiana, la ballerina, bene? Bomba a mano che veniva lanciata mantenendo il pugno e poi facendo leva col braccio, chiaramente spolettata, sempre della Grande Guerra. Quando esplodeva, la frammentazione divideva quindi tutto il corpo della bomba in tanti segmenti, quindi schegge. Questo è il nastro a 6 proiettili del Malli che carcano. Il famoso modello 91, il fucile 91, il fucile dei fanti italiani. Questo è il pugnale che fu regalato a mio nonno dal duce Mussolini come simbolo del grande invalido della Prima Guerra Mondiale. Allora, questi sono i proiettili che ferirono nonno Gaetano all'emitorace sinistro. Proiettile di mitragliatrice austriaca, la mitragliatrice è una Schwarzlose austriaca, una calibro 12 mm. Questa è la testa del proiettile che gli fu estratta dal polmone e questa invece è una scheggia perché erano proiettili scamiciati, quindi proiettili in pratica esplosivi. Una volta penetrati, deflagravano nel torace, nel corpo del malcapitato, provocando delle lesioni molto gravi. Abbiamo poi ricercato sul territorio le tracce e i ricordi di quanti offrirono la loro gioventù alla patria. Abbiamo poi riscoperto e guardato con occhi più attenti e consapevoli lapidi e monumenti che nel nostro cimitero cittadino, all'angolo di un'antica stradina, nel cortile di una scuola o nella piazza principale, ci chiedevano di non lasciar scivolare il passato nell'oblio. Fermati su un monumento caduti nella Prima Guerra Mondiale nella nostra città, opera dell'architetto Manfredo Manfredi, inaugurato nel 1926. Lì sono riportati i nomi di 251 samaritani che dalla Grande Guerra non tornarono. Ci sembravano solo tanti nomi, alcuni forse ci suonavano familiari, ma nulla di più. Eppure ognuno di loro aveva una storia che abbiamo cercato di ricostruire almeno negli avvenimenti principali. Abbiamo trovato la loro data di nascita, la paternità, gli studi fatti, il lavoro svolto, la causa e la data della loro.
siamo sentiti orgogliosi dei nostri eroi, morti con onore e a distanza di 100 anni quasi. Abbiamo così scoperto che, proprio con le 12 battaglie, su quel fronte così lontano dalla nostra terra, i samaritani avevano trovato la morte. Alcuni erano rimasti seppelliti da valanghe, altri erano morti a seguito delle gravi ferite riportate, altri ancora nell'affondamento di navi o per malattie guaribili. Abbiamo quindi raccolto i loro nomi, le loro foto quando è stato possibile, cercando di conservarne la memoria. Ci siamo sentiti vicini a quei luoghi. Abbiamo rivissuto sulla nostra pelle quei momenti tragici. È stata un'esperienza unica e commovente, un modo per conoscere la storia dei nostri avi, per capire, per ricordare, per non dimenticare, un monito a che ciò questo non avvenga mai più. Desideriamo che il nostro messaggio sia accolto da tutti. Desideriamo che il nostro messaggio sia accolto da tutti.